Una buona serata e bentrovati al TGM Sport Friuli Venezia Giulia. Si è chiusa la fase a gironi del torneo delle regioni. Salutano l'Under 19 e l'Under 17. Prosegue il suo cammino invece l'Under 15. Passiamo la linea a Francesco Tonizzo che ci racconta le vicende delle nostre rappresentative impegnate in Liguria. Ciao Giuseppe, un saluto a tutti gli amici di Telecalcio FVG e di Media 24. Siamo in una piovosa, uggiosa, invernale Liguria nella giornata di riposo tra la fine della fase di qualificazione e i quarti di finale del torneo delle regioni 2024. Siamo nei pressi di Sestri Levante con il mare del Golfo del Tiguglio dietro di noi, una giornata che permette ai giovanissimi di Marco Pisano di riposare, di ricaricare le pile in vista del quarto di finale che domani alle ore 11 in diretta su Media 24 e su Telecalcio FVG, i ragazzi di Marco Pisano disputeranno contro la Campania, avversaria di alto lignaggio, grande talento, seppur probabilmente il sorteggio può essere considerato quasi favorevole o relativamente favorevole, dal momento che anche la Campania è parsa una squadra alla portata di Aidice e compagni. Capitan Grilanz e compagni sono pronti, sono carichi, hanno conquistato i quarti di finale con due vittorie nella seconda e nella terza giornata contro Calabria e contro Puglia, che hanno spinto la formazione dei giovanissimi, gli esordienti delle Under 15 delle Friuli Venezia Giulia ai quarti di finale. Quindi anche quest'anno, anche in questa kermesse, anche in questa manifestazione 2024, la 60ª edizione del torneo delle regioni, il comitato regionale del Friuli Venezia Giulia può portare, riesce a portare una squadra ai quarti di finale, obiettivo minimo raggiunto, e tutti domani alle ore 11 in diretta su Media 24 e su Telecalcio FVG, tutti carichi pronti a supportare Capitan Grillanz e compagni. Sono tornate a casa, sono partite circa un paio d'ore fa, invece le formazioni Under 19 e Under 17 hanno lasciato e salutato la Liguria. Diciamo che la giornata oggi è perfetta per questo tipo di addio. Under 19 e Under 17, la squadra di Massimiliano Giatti e la formazione di Alessandro Tormena rientrano a casa dopo aver mancato la qualificazione ai quarti di finale, cosa che era invece successa nella passata edizione. E per entrambe si può dire che è stata una presenza qui in Liguria tra alti e bassi, molti bassi nella prima partita contro la Lombardia, e qualche picco, e per quanto riguarda gli juniores almeno una straordinaria, eccellente partita, purtroppo senza significato in termini delle speranze di qualificazione contro la Puglia nell'ultima giornata di ieri. In ogni caso, i nostri ragazzi, l'Under 19 e l'Under 17, li hanno riscossi, hanno messo in luce, soprattutto delle individualità sulle quali si può pensare di costruire a livello di club, a livello di movimento, qualcosa di importante nelle prossime stagioni. E quindi Giuseppe, qui riprende a piovere, sono riuscito a trovare i 2 minuti giusti senza essere ricoperto dalla pioggia, ma adesso devo per forza rientrare. Un saluto a tutti, vi ricordo ore 11 domani su Media 24, canale 77, confidando peraltro che il meteo sia clemente, perché le previsioni dicono che sarà una giornata di pioggia, se possibile ancora più complicata rispetto a questa che stiamo vivendo oggi. Quindi confidiamo che Giove Pluvio possa benedire, possa dare un po' di conforto, almeno da questo punto di vista, domattina. In ogni caso saremo prontissimi, ore 11, Media 24, Telecalcio FVG, la nostra piattaforma digitale multimediale, pronti per gustarci, goderci e tifare per i nostri ragazzi nel quarto di finale della kermesse del torneo delle regioni riservata agli Under 15. Linea allo studio, a te Giuseppe. Grazie Francesco, ci ritroviamo domani per il consueto appuntamento giornaliero. Intanto si è svolto a Prata di Pordenone il Memorial Meneghel 2024. In campo Prata Calcio Futuro Giovani, Fiume Veneto Bannia e Tamai Calcio, nel ricordo condiviso di Riccardo. Guardiamo il servizio. Tullio Colicchia, direttore sportivo qui al Prata Futuro Giovani per questa serata in ricordo di Riccardo.
Allora, mi sembra bene, lo spirito è quello giusto. Come vedi la tribuna alle mie spalle, non voglio dire sia gremita, ma la gente sta arrivando, tutti i ragazzi e con grande partecipazione, un grande sorriso come dice Jack, tutto veramente bene, tutto è migliorabile, però mi sembra un buon punto di partenza per ricordare Riccardo. E anche un buon allenamento, una buona sgambata. E la prima gara che abbiamo appena visto, mi sembra che sia Prata che Tamai abbiano fatto delle buone giocate, è un buon test insomma per entrambi, poi sempre molto soft ovviamente. Ecco Davide Meneghel, fratello di Riccardo, una serata in memoria di tuo fratello. Tanta gente è corsa, vuol dire che è un ragazzo che comunque ha lasciato un'impronta importante nelle società dove ha giocato. Sicuramente Riccardo ha lasciato il segno sia a Prata, poi a Fiume Veneto e infine a Tamai. È un ragazzo che dopo 10 anni della sua scomparsa lascia il segno e lo lascerà. Ecco, un ricordo che comunque non si ferma stasera fino a Prata, anche perché è in partenza a Fiume Veneto un altro memorial dove è stata assegnata una borsa di studio a nome di tuo fratello. Sicuramente sì, ogni anno c'è in palio questa borsa di studio per i ragazzi che si impegnano sia in ambito scolastico che in ambito sportivo, ed è anche questo un segnale che Riccardo ha lasciato in maniera molto forte. Elia Verardo, anche lui in rappresentanza del Tamai, in questa serata in ricordo di Riccardo, che tra l'altro ha vestito anche la casacca delle Furie Rosse, squadra che tu oggi rappresenti. Sì, Riccardo è stato un ragazzo molto importante per noi, perché è arrivato in sordina, poi si è conquistato lo spazio in prima squadra, in Serie D, e ha dimostrato di essere, oltre che un bravo calciatore, ha dimostrato di essere un ragazzo serio, un ragazzo che con dei valori molto importanti. Per questo oggi assolutamente dobbiamo ricordarlo, non possiamo dimenticarci, ma la dimostrazione è questa: sono passati 10 anni da quando lui non c'è più, e se siamo qua tutte le squadre, tutte queste persone, è perché dove lui è passato, dove è stato, ha portato qualcosa di importante. Il Mene chiama e come sempre il Fiume Veneto Bannia risponde presente. Davide Sellan, direttore generale, è qui in una serata nel ricordo di Riccardo. Assolutamente sì, buonasera a tutti, grazie innanzitutto il Prata per l'invito. Chiaramente io non potevo mancare né come società assolutamente, né come persona fisica, perché Riccardo è stato mio allievo a scuola al Kennedy, quindi poi l'ho seguito nelle sue varie prestazioni sportive. Abbiamo detto tutti, non serve lo ripeta, che se dopo 10 anni c'è ancora questo torneo con tutta questa gente, vuol dire che sicuramente qualcosa ha lasciato. Purtroppo è capitato a lui e noi cerchiamo di ricordarlo nel modo migliore. Ringrazio veramente, un ringraziamento a Colicchi e a tutto lo staff del Prata, perché veramente ha fatto una bella serata con le magliette personalizzate, veramente bene. Un ricordo di Meneghel che comunque dobbiamo dire che non si ferma a Prata, perché adesso è in partenza anche a Fiume Veneto quello riguardante le formazioni juniores. Sì, lunedì comincia il 14° memoria spagnola in memoria del nostro presidente, quindi continuano purtroppo, dico purtroppo perché sono persone scomparse che hanno dato molto per quanto riguarda il calcio. È chiaro che quando si fa un torneo così è sempre bello avere tutta questa gente, tutti i giovani, non ovviamente per i genitori e per le mogli e per i figli di chi è scomparso, esattamente è un ricordo che però credo che la presenza nostra così massiccia e così veramente in maniera molto molto amichevole sia molto importante per i genitori, per ricordare le persone scomparse. Anche Luca Spagnolo, appena arrivato qui al memorial di Riccardo Meneghel, una serata nel suo ricordo per un ragazzo che comunque ha avuto un passato importante anche nella vostra società. Sì, Riccardo non l'ho conosciuto personalmente, però ne ho sentito parlare da tutti molto molto bene, conosco la famiglia, una famiglia veramente speciale che aveva trasmesso questa
particolarità di essere speciali anche a Riccardo, quindi purtroppo non l'ho conosciuto di persona, ma penso che abbia dimostrato tanto sia nel mondo del calcio che anche nel mondo della scuola, perché era un ragazzo che si impegnava veramente a 360 gradi in tutti gli ambiti dove occupava il tempo, quindi per me è un onore presiedere il Friuli Tobania e di conseguenza essere presente a questo torneo per commemorare Riccardo, ma soprattutto per stare vicino anche alla famiglia, che comunque è una perdita importante di un ragazzo veramente speciale. Ecco, mi hai infatti anticipato, perché è un ricordo che non si ferma stasera, ma è in partenza il Memorial Spagnol dedicato proprio a tuo padre, dove è stata assegnata una borsa di studio proprio a nome di Riccardo. Esattamente, sì. Lunedì parte il Memorial per mio papà, all'interno di questo Memorial c'è anche Riccardo, quindi lo teniamo sempre presente anche nei tornei, perché per noi era una figura molto importante ed è importante tuttora anche stare vicino alla famiglia per questo percorso che abbiamo deciso di intraprendere insieme alle altre società, Tamai, Prata, e che comunque sono le società dove lui ha militato. Presentato in comune a Pordenone il 18° torneo internazionale Città di Pordenone, 13° Memorial Nicola Barattin, che si terrà nelle palestre di Pordenone, nella provincia di Pordenone, dal 28 al 30 di marzo. Servizio. Walter De Bortoli, assessore allo sport di Pordenone, per la presentazione del 18° Barattin, un evento importante che coinvolge anche il comune di Pordenone. Beh, intanto un evento che se non ci fosse dovremmo crearlo, perché in questo periodo nazioni europee che vengono a Pordenone per giocare il volley, che è uno sport bellissimo e in crescita, è una cosa fantastica e straordinaria, diventa eccezionale quando lo organizzano insieme a Pordenone. Questa situazione che abbiamo il piacere e l'onore di avere qui nel nostro territorio, che gestisce impianti sportivi in modo straordinario e che fa questa manifestazione dove vedremo 50 e più squadre che si alterneranno in 3 giorni nel nostro territorio. Di caratura anche internazionale, ovviamente. Certo, di internazionale. E le avremo qui proprio nelle giornate pre-pasquali e pertanto ancora nella festa in buona sostanza, no? Ma lo sport, diciamo che non ha bisogno di essere ancora classificato oppure così amato come lo facciamo noi, anche perché quando una società sportiva così importante come il Sena Pordenone fa questa attività intestando la Barattin, un campione dello sport e un campione poi come istruttore, come allenatore dello sport, che oggi purtroppo non l'abbiamo più con noi, è un significato che lo sport vuole dare a coloro che lavorano giornalmente per avviare lo sport anche i nostri ragazzi. E questo è, diciamo, il significato più grande di questa manifestazione. Poi chi vince e chi perde non ha un gran senso. L'importante è avere in mano una situazione sportiva che organizza bene, che fa stare bene le persone che vengono in questo territorio, ma soprattutto nella nostra città, e soprattutto ricordiamo un grande dello sport. 3 giorni di volley internazionale a Pordenone, il tutto sotto la magnifica regia dell'Insieme per Pordenone. Laura Frattolin, raccontaci un po' come si svolgerà la kermesse. Sì, siamo alla 18ª edizione del torneo, 13° Memorial Barattin. Anche quest'anno abbiamo numerose squadre, sono 45, provenienti da Italia, Germania, Slovenia e Croazia. Saranno 3 giorni abbastanza intensi di volley, cominciando dal giovedì, che faremo un paio di partite sia di under 13 femminile che di under 16 femminile, e per poi appunto avere giornate molto intense di gare il venerdì e il sabato, con le finali il sabato al Gallini per le categorie under 13, under 14, under 16 femminile e under 17 maschile. Appunto quest'anno avremo la partecipazione di una squadra da Palermo, prima volta che andiamo verso il sud dell'Italia, perché solitamente appunto le squadre che partecipano a questo torneo sono dal nord Italia, e appunto questa formazione tedesca del Schweriner, che è la prima volta che partecipa al nostro torneo. Quest'anno avremo la maglietta di un colore molto sgargiante verde per riconoscerci ancora di più, con il nostro
nostro logo, che appunto richiama la città di Pordenone con il municipio e logicamente la palla da pallavolo. E chiudiamo anche con un'apertura a Stilting Volley, leggere. Esatto, quest'anno allora non è la prima volta al nostro torneo che promuoviamo il Stilting Volley. Quest'anno il sabato mattina ci sarà un'amichevole tra l'Altaresa e il FUS Verona Volley, proprio di Stilting Volley, per promuovere questa disciplina sempre pallavolistica, e loro faranno questa amichevole e poi genitori, atleti, dirigenti che hanno magari un po' di tempo tra una partita e l'altra possono andare in palestra e provare questa pratica, questo sport. L'Uni Trieste festeggia il centenario sposando l'ottava corsa dei Castelli. Guardiamo la presentazione ufficiale avvenuta presso la sala Cammarata dell'Università degli Studi di Trieste. Siamo con il rettore dell'Università di Trieste, Roberto Villenarda. Un'unione, la prima unione vera ufficiale con la corsa dei Castelli organizzata da Promoran. In cosa consiste questa unione e il suo pensiero? Nell'ambito delle celebrazioni del centenario, che si articolano su tanti aspetti culturali, scientifici, di trasmissione del sapere, un momento sportivo di grande livello e di grande tradizione ci sta benissimo. Riteniamo che sia un'occasione per unire ancora di più la città al personale, agli studenti, e a vivere insieme la bellezza del nostro territorio e avere una grande occasione di condivisione anche di valori quali quelli dello sport, che sono centrali anche nella formazione delle nuove generazioni. Lei è anche un grande appassionato di sport e di corsa. Ha mai fatto la corsa dei Castelli? Sono un grande appassionato, possiamo discuterne, sono un indegno corridore, ultimamente ho ripreso un pochino, non ho mai fatto la Corsa dei Castelli, avevo fatto storicamente la Bavisela, ma sicuramente se il mio fisico me lo consentirà sarò presente e lo farò con grande piacere, perché credo che sia un bellissimo momento da vivere tutti insieme. Assessore regionale a difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile di Regione Friuli Venezia Giulia, Fabio Scocimaro. L'unione, l'università e la Corsa dei Castelli, che si è tramutata nel title sponsor 100 UDTS Corsa dei Castelli. Cosa significa questo anche per il suo assessorato e per Regione Friuli Venezia Giulia? Intanto complimenti alla Corsa del Coniga Sport ad altissimo livello, come pure anche a livello materiale, ma che parte dal castello di Miramare e a ritroso percorre un po' la storia della nostra città, quindi arrivando al castello di San Giusto, e poi con uno sponsor importante come l'università, che fa i 100 anni, che è importante anche in questo caso valorizzare le eccellenze del nostro territorio con l'università, il tutto in un sistema sport ed evento ecosostenibile che noi ovviamente sponsorizziamo. Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e immigrazione, per Paolo Roberti, alla presentazione della 100 UniTS Corsa dei Castelli, cosa significa per il suo assessorato e per Regione Friuli Venezia Giulia? È un messaggio importante di promozione per l'intera Regione Friuli Venezia Giulia. Questa è una corsa che tradizionalmente unisce due simboli della città di Trieste, ma dell'intero territorio regionale, il castello di Miramare e il castello di San Giusto, con degli sforzi incredibili dal punto di vista turistico e della promozione del territorio. Quest'anno c'è un elemento in più, l'elemento dei 100 anni dell'Università di Trieste, che è un terzo simbolo fondamentale per il nostro territorio e per la Regione Friuli Venezia Giulia. È una partnership che sicuramente farà bene tanto allo sport quanto alla promozione, all'immagine del nostro territorio. Per questo motivo le istituzioni ci sono, ci saranno, daranno il loro contributo, e già in parte l'hanno fatto, per farla crescere ancora di più nel corso degli anni, e non sia mai che questo partnership di 100 UniTS nell'anno del centenario non diventi una partnership fissa anche per i prossimi anni. Michele Gamba, direttore tecnico della 100 UniTS Corsa dei Castelli, cosa significa organizzare una gara così importante che cresce di anno in anno e quest'anno con questa unione con l'Università di Trieste? Significa tanto, è un impegno importante, perché l'anno scorso, la 7ª edizione, siamo riusciti a raggiungere quasi 3.000 iscritti. Quest'anno con questa partnership molto importante per noi, che
con l'Ateneo di Trieste per festeggiare l'anniversario, cioè 100 anni, perché la manifestazione si chiamerà 100 Unità e Corso dei Castelli. Sarà ancora più impegnativo perché abbiamo organizzato, organizzeremo durante la settimana degli eventi con l'università e sicuramente l'Ateneo parteciperà con un numero importante, l'Ateneo di Trieste fa 20.000 iscritti. Corsa dei Castelli, quanti partecipanti l'anno scorso e quanti vi aspettate quest'anno? L'anno scorso 2.500 iscritti, ma con diciamo potevano essere molti di più, ma venerdì, sabato e domenica le condizioni meteo erano avverse, per cui in queste manifestazioni nella family le iscrizioni aumentano in modo esponenziale gli ultimi giorni. Quest'anno sul meteo non possiamo dire niente perché non possiamo prevedere cosa succederà il 20 ottobre, ma sicuramente questa partnership con l'Ateneo porterà, secondo me, almeno 1.000-1.500 iscrizioni in più. Per cui diciamo che un numero ipotetico di iscrizioni, di iscritti alla corsa della 100 UNITS Corsa dei Castelli si aggira intorno alle 6.000 persone. Ricordiamo la data per cui bisogna tenersi pronti. 100 UNITS Corsa dei Castelli si svolgerà il 20 ottobre. Ci sono diciamo tre manifestazioni, tre distanze, più che tre manifestazioni, 10 km competitiva, la 10 non competitiva, che possono partecipare tutti, e l'8 km family run. Mi raccomando di iscriversi prima possibile perché le iscrizioni stanno andando a ruba. Finisce qui l'edizione odierna del TGM Sport Friuli Venezia Giulia, grazie per essere stati in nostra compagnia, ci ritroviamo come sempre domani dopo il telegiornale condotto dal collega Alessio Conforti, a seguire lo speciale commerciale Tirelli condotto dalla collega Barbara Castellini, dopodiché la partita del torneo delle regioni tra la rappresentativa Under 19 e la Puglia. Una buona serata e una buona continuazione.